Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro Helix Tonny. Oggi siamo su un altro gioco horror che mi è stato consigliato di portare sul mio canale, che si chiama Mental Hospital Eastern Block, che se non sbaglio dovrebbe dire ospedale mentale. Blocco orientale, magari perché il gioco è ambientato in Oriente, non lo so, non lo saprei. Comunque, questo gioco horror mi era stato consigliato magari di portarlo sul mio canale. E mi sembra anche che ci sia un secondo capitolo. Quindi, se qua ovviamente riusciamo a completarlo, a meno che non sia tanto lungo, magari porto sia il primo e il secondo. Quindi io direi di iniziare, ragazzi. È una roba del tipo Outlast questo gioco, perché sei con una telecamera con una luce abbagliante, cioè ed è tutto verde. Ecco, infatti. È una roba, ragazzi, che questa mi inquieta moltissimo. A parte che andiamo lentissimi. Ok. Allora, per la luce. Allora, la luce è qui. E lì. Allora, ok, e qui possiamo aprire. Ok, mi sto leggermente cagando sotto, ragazzi, perché non ho mai provato giochi con con questa roba. Il bello è che possiamo spegnere la luce e poi però non si vede più niente. Ma il brutto è che andiamo lentissimi, ragazzi. Ah, qua è chiusa. Ok. Il problema è che andiamo lenti, però. Oh, ragazzi, ho appena sentito uno strano rumore. Ma io mi domando una cosa. Se nel caso. Allora. Allora eravamo in una stanza con il bagno, ok? Vabbè, allora. Ah, qua avevano lasciato dei bicchieri. Ah, quelle sono le pastiglie che prendo per l'allergia. Ah, belle, potrebbero servirmi nel caso avessi l'allergia. Ok, proviamo ad andare qui. Sì, la porta mi passa davanti. Spero, ragazzi, che questo gioco non mi faccia cagare. Oh, ecco il bagno. Dove il bagno? Dove il bagno? Oh. No, non posso neanche andare sul bidet. Bene. No, il bidet è quello per lavarsi. Non posso andare sul toilette. Questo cos'è? Ma è una muni. Cosa sono queste? Sembra. Ma questo non lo posso maneggiare? Ok, aspettate, scusate ragazzi. Ma qua c'è un oggetto per terra, ma lo posso prendere? No, non lo posso prendere. Sembra il caricatore di una pistola. Ma quindi questo significa che ci sono delle armi in questo gioco? No, non so io ragazzi, perché questo gioco, so che questo gioco era a pagamento. E quindi l'ho provato a installare con un'app. Con un'app, cioè in particolare l'ho craccato. Non so se questa è la versione giusta, di questo gioco. Non so se questo, oggetto si può prendere o meno. Perché io non riesco a prenderlo. Aspetta, proviamo un attimo. Perché io sono sicuro che si possa prendere. No, forse se non si prende, forse non è una roba importante. Almeno credo. Poi fatemelo sapere in un commento. Ok. Oh, ma che bello! C'è un giocattolo di un bebè senza testa, che bello! Ho spento la luce, ragazzi, perché non. Non mi fidavo. Non mi fido, ragazzi. Provo ad accenderla.
Scusate se muovo la telecamera, ma... Oh mio Dio! È scomparso il bebè giocattolo senza testa. Non so se... Almeno è rimasto la toilette e anche il lettino senza materasso. Ah, questa mi farebbe comodo. A parte che sto camminando lentissimo. Ok. Non so se ho fatto bene a spegnere la luce, ragazzi, perché io non ne sono sicuro. Oddio, un poltergeist! No, l'ho pronunciato bene. Un poltergeist ha spostato il letto. Vabbè, questo non mi ha fatto cagare sotto tanto. Mi ha fatto più cagare sotto la scena in cui... il bebè giocattolo è scomparso, quello lì senza testa. Non so se l'avete visto, ragazzi, ma c'era una sorta di uomo. Vabbè, continuiamo ad andare avanti. A parte che mi sto cagando sotto. Oddio, ho paura, ho paura. No, vabbè, mi cago sotto per niente, ragazzi. Boh. Si sono spente le luci. No, veramente questo gioco fa veramente cagare sotto. Proviamo a entrare qui. Ah, devo trovare la chiave. L'avete sentito, ragazzi? Qualcuno ha detto aiuto. Qualcuno ha detto aiuto. No, vabbè. No, questo gioco mi stava veramente facendo cagare sotto, ragazzi. Non ho... Sento delle voci che chiedono aiuto. Ho appena ricevuto dei jumpscare. Ma devo, cioè, devo trovare una chiave. Forse è lì dentro che si trova quell'uomo. Ok. Quel jumpscare mi è servito un po' per togliere l'attenzione. E qui cosa c'è? Ok, no, Dio mio! No, no, non ci credo. No, a parte che io sono pirofobico, ma io no, non ci posso credere. Non sono riuscito a salvarlo? Mamma mia. Oddio, ho assistito a una morte di qualcuno. Oh mio Dio, no, questo gioco sta... mi sta veramente facendo cagare sotto. Porca miseria, ste porte che cadono per una forza soprannaturale o meno, o quelle altre cose. No, vabbè. Cioè, io ragazzi... sarebbe stato bello salvarlo, quell'uomo. Non so se si poteva, però. Ma credo di no. Continua ad andare a fuoco. No, 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 no. A parte che se io sono... estremamente pirofobico. You are... Sei pronto per morire? Sei pronto per morire? Sei pronto? Sei già... Ah no, ho capito cosa vuol dire. Sei già morto. Ah, sei già... Ah, bene. Ma allora quindi, che ne so, sono un fantasma, in realtà, sono un morto vivente. Che cos'è questo rumore? Aspetta, prendiamo la torcia per favore. No, perché ragazzi, io non so come si gioca questo gioco, ma... Ok. Proviamo a uscire. Il brutto di questo gioco è che però vai lentissimo. Ah, chiusa, bene. Qui cosa troviamo? Allora. Ho trovato la chiave! Allora quella me la faceva prendere. Allora, quindi posso prendere gli oggetti, ma forse boh, non saprei. Ma allora quindi dobbiamo andare lì. Ok, lì c'è la frase aberrante.
No, vabbè, sto gioco mi mette molta paura. Ma l'uomo lì. No, adesso ha smesso di andare a fuoco quell'uomo. Eh? Cosa? C'è tutta la strada. Eh no, mio caro, adesso tutti sposti. Perché io ci ho messo una fatica. Adesso tutti sposti qua. Ecco, bravo. Il bello è che posso spostarlo questo oggetto. Ma allora non c'è più la porta? Cioè, adesso l'hanno messa con un muro. No, vabbè, ragazzi. Io non ci posso credere. Non ci posso assolutamente credere. È tipo una trollata verso di me. Non so, dobbiamo entrare qui. È la mano di qualcuno, per caso? No, non so se bisogna entrare qua. Ma che bella manina verde questa. Ok. No, vabbè, questo gioco mi sta mettendo i brividi. Estremamente. Ma allora dobbiamo tipo entrare qua adesso? No, non mi fa entrare qua. Cioè, allora ho cercato la chiave per niente. Ah no, qua c'ero già stato, mi sa. Eh sì, qua c'ero già stato, allora. Allora, io non saprei, ragazzi, ma proviamo a esplorare qui. Non posso entrare qui dentro? Ah no, ah ecco, posso entrare. Spero di non... Perché la luce è rossa? Aspetta, spegniamo la luce. Ma perché non mi fido, ragazzi? Ma ragazzi, secondo voi devo accendere la luce? Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, io provo ad andare qui dentro. Ah, bisogna scendere adesso? No, 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 sento dei lamenti. Aspetta, guardate che queste scale mi ricordano un SCP in particolare, della fondazione SCP 087, mi sembra. Quello con la scalinata infinita. Allora, io ragazzi, io termino questa parte perché già questo gioco mette abbastanza i brividi. Io termino qua e ci vediamo per la prossima parte, se magari questo gioco si può completare. Ciao dopo.